Comandante, abbiamo compagnia. Ci hanno già rilevato quei sensori. I sistemi di occultamento sono attivati. Possono accorgersi di noi soltanto tramite contatto visivo. Rilevo delle letture piuttosto strane sulla superficie planetaria. Portaci giù su quelle coordinate, Joker. Negativo, comandante. La zona d'atterraggio più vicina è a 2 chilometri. A piedi non arriveremo mai in tempo. Deve riuscire a portarci più vicino. Non c'è niente di più vicino, ho già guardato. Facci scendere con il veicolo. Servono almeno 100 metri di terreno aperto per un atterraggio del genere. E nella zona vicino a Saren ce ne sono al massimo 20. 20 metri? Non riusciremo mai ad effettuare l'atterraggio. Dobbiamo tentare. Trova un'altra zona d'atterraggio. Non esiste un'altra zona di atterraggio. L'angolo di discesa è troppo ripido. Non abbiamo altra scelta. Questo non è un tentativo, è un suicidio. Non... Posso farcela. Joker? Posso farcela. Forza, al veicolo, presto! Joker, facci scendere dritto sulla testa di quel bastardo. Voi due, non fermatevi! Dentro, subito! Dobbiamo penetrare in questo bunker prima che Saren trovi il condotto. Non c'è modo di superare quella porta usando la forza. Saren ha trovato un modo per aprirla. Deve esserci qualche sistema di apertura di emergenza in questo complesso. Dobbiamo trovare un modo per riattivarla. Credo che qui abbiamo finito. Perimetro sotto controllo.
qui l'energia c'è. Probabilmente è in funzione un generatore autonomo. Scommetto che questo è il centro di controllo dell'intero complesso. Le truppe di Saren devono aver sigillato le porte da qui, dopo il suo ingresso. Dobbiamo scoprire come disattivare il sistema di sicurezza, se vogliamo avere qualche speranza di entrare nel bunker. Andiamo. Saren è già in vantaggio. Lo dobbiamo trovare prima che raggiunga il condotto. A meno che non l'abbia già trovato. In questo caso finiremo dritti in trappola. Questo è un rischio che dobbiamo correre. Un attimo. Sta succedendo qualcosa. Troppo tardi. Non siamo in grado. Flotta salitrice. Fuggire dal nemico. Sembra una specie di messaggio, ma non riconosco la lingua. Probabilmente è in Protean. Questa registrazione deve essere vecchia di 50.000 anni. Per forza non riusciamo a capirla. Il messaggio è rovinato, ma riesco a riconoscere alcune parole. Si tratta di un avvertimento contro l'invasione dei razziatori. Ma certo! Fra le sonde e il cifratore, nella tua mente deve essere stata trasferita una sorta di comprensione della lingua Protean. Non è al sicuro. Cercate il rifugio nell'archivio. Che cosa dice? Riesce a ricavarne qualcosa di utile? Si chiamano razziatori. Cittadella. Sopraffatte. Unica speranza. Un atto disperato. Se il condotto... o tutto sarà perduto.
Ha detto qualcosa sul condotto, ma non credo che possa esserci di aiuto. Faremo meglio ad andare. Non possono esserci. Non vuole condurre il veicolo in quello spaventoso bunker sotterraneo. Ottima idea. La potenza di fuoco ci sarà. Ho passato l'intera vita studiando i Protea, ma non mi sarei mai aspettata di scoprire una cosa del genere. Questo bunker forse è stato l'ultimo rifugio della loro specie. Chissà quali misteri nasconde. Chissà quali segreti potrebbe svelare. Ehi, cerca di ricordarti perché siamo qui. Sare, il condotto, il destino dell'intera galassia. Mi spiace, per un attimo mi sono lasciata trasportare. Spero solo di poter studiare a dovere questo posto una volta che tutto sarà finito. E cosa sono quelle cose alle pareti? Delle specie di contenitori? Sembrano delle capsule di stasi. Probabilmente i Protean le hanno usate per sopravvivere con l'ausilio del congelamento criogenico. Però qualcosa deve essere andato storto e questo bunker è diventato la loro tomba. Le capsule... Cosa sta succedendo? È una trappola! Sare, ci ha atteso un'imboscata! Non credo che dietro a tutto questo ci sia Sare. Studio i Protean da decenni, ma non ho mai provato questa sensazione di angoscia. Cosa troveremo laggiù? Si è aperta per noi, non per Sare. Forse perché aveva rilevato il suo indottrinamento. Dovremmo comunque stare molto attenti. Tu non sei un Protean, ma neppure una macchina. Questa eventualità è una delle molte che avevamo previsto. Per questo abbiamo inviato i nostri avvisi tramite le sonde. Sembra una specie di interfaccia IV, piuttosto danneggiata. In voi non scorgo il marchio dell'indottrinamento. Al contrario di coloro transitati di recente, forse esiste ancora una speranza. Incredibile! Un'interfaccia IV dei Protean, e io riesco a capirla. Ho monitorato le vostre comunicazioni, fin dal vostro arrivo nella struttura. Ho provveduto a tradurre i miei messaggi in un formato a voi comprensibile. Il mio nome è Vigil. Qui siete al sicuro per il momento, ma questa situazione cambierà. Presto, nessun luogo sarà più sicuro. Sei una sorta di programma di intelligenza artificiale. Sono un sistema di analisi avanzata non organico, con impronta di personalità, tratta da Xa Dishan, capo responsabile del centro ricerche di Ilos. Perché mi hai portato qui? Devi spezzare un ciclo che si perpetua da milioni di anni. Per fermarlo, però, devi capire, altrimenti ripeterai i nostri stessi errori.
La cittadella è il cuore della vostra civiltà, la sede del governo. Così come era stato per noi e come è stato per tutte le civiltà che ci hanno preceduto. Ma la cittadella è una trappola. La stazione è in realtà un enorme portale galattico. Un portale che collega allo spazio più oscuro, al vuoto nascosto oltre l'orizzonte della galassia. Quando il portale della cittadella viene attivato, i razziatori fanno ritorno e tutto ciò che esiste viene annichilito. Com'è possibile che nessuno abbia capito che la cittadella è un portale galattico inattivo? I razziatori hanno nascosto molto bene i segreti più oscuri della cittadella. Per questo hanno creato una specie di custodi organici apparentemente benevoli. I custodi gestiscono le funzioni di base della cittadella, consentono a qualsiasi specie di sfruttarla appieno senza riuscire a comprenderne del tutto la tecnologia. Grazie ai custodi, nessun'altra specie arriva a scoprire la vera natura della cittadella, non finché il portale viene attivato e l'invasione dei razziatori si scatena. Come possono sopravvivere i razziatori nello spazio oscuro? Abbiamo solo teorie. I ricercatori erano giunti alla conclusione che i razziatori entrassero in letargo per risparmiare energia. In questo modo possono sopravvivere per i lunghi millenni necessari per lo sviluppo di una nuova civiltà. Quando sono in questo stato, però, sono vulnerabili. Ritirandosi oltre i confini della galassia, si mettono al riparo da qualsiasi rischio di scoperta accidentale. Rimangono nell'ombra fino alla riattivazione del portale della cittadella. Se attiva il portale, i razziatori annienteranno il consiglio e la flotta della cittadella in un sol colpo. Quello è stato il nostro destino. Le nostre guide morirono ancor prima che capissimo di essere sotto attacco. I razziatori assunsero il controllo della cittadella e in questo modo dei portali galattici. Le comunicazioni e i trasporti del nostro impero furono annientati. Ogni sistema stellare si ritrovò isolato, tagliato fuori dagli altri, facile preda delle flotte dei razziatori. Nei decenni seguenti, i razziatori hanno annientato sistematicamente la nostra gente. Pianeta dopo pianeta, sistema dopo sistema, ci hanno spazzato via. Qualcuno deve essere riuscito a sopravvivere. Tramite la cittadella, i razziatori avevano accesso a tutti i registri, le mappe, i dati. La conoscenza è potere. E loro sapevano ogni cosa di noi. Le loro flotte colpirono tutte le regioni colonizzate della galassia. Alcuni pianeti furono distrutti all'istante, altri conquistati, le loro popolazioni ridotte in schiavitù. Questi servitori indottrinati divennero agenti dormienti sotto il controllo dei razziatori. Accolti come rifugiati dagli altri Protean, li tradirono, consegnandoli alle macchine. Nel giro di pochi secoli, i razziatori avevano ucciso o ridotto in schiavitù tutti i Protean della galassia. Inarrestabili, brutali, determinati. Non capisco, perché i razziatori se ne sono andati dopo aver conquistato la tua gente? I nostri pianeti erano devastati, spogliati di ogni cosa dagli schiavi indottrinati. Risorse, tecnologia, tutto era stato depredato. Certi che ogni forma di vita organica avanzata fosse stata distrutta. I razziatori tornarono nella cittadella e da lì, nello spazio oscuro, richiudendo il portale dietro di loro. Tutte le prove dell'invasione dei razziatori erano state cancellate. Rimasero solo gli schiavi indottrinati, abbandonati a loro stessi.
Gusci senza mente, incapaci di pensare in modo indipendente. Presto iniziarono a morire di stenti. Il genocidio dei Protean era così completo. Che cosa hanno ottenuto i razziatori da tutto questo? Perché continuano a ripetere questi genocidi? I razziatori sono alieni, insondabili. Forse hanno bisogno di schiavi e risorse. Ma la cosa più probabile è che siano spinti da motivazioni incomprensibili alle forme di vita organiche. Alla fine, comunque, cosa conta? La vostra sopravvivenza dipende dalla capacità di fermarli, non di comprenderli. Hai detto di avermi condotto fin qui per un motivo. Dimmi che cosa devo fare. Il condotto è la chiave. Prima dell'assalto dei razziatori, noi Protean eravamo a un passo dallo svelare i misteri celati nella tecnologia dei portali galattici. Ilos era una struttura segreta, dove gli scienziati cercavano di riprodurre in piccolo i portali galattici. L'intenzione era crearne uno capace di condurre alla cittadella, al cuore della rete dei portali. Il condotto non è un'arma, è una via per arrivare alla cittadella. Come hai fatto a restare nascosto? Tutti i rapporti ufficiali sul nostro progetto sono andati distrutti nel corso del primo attacco alla cittadella. L'impero Protean è stato annientato, ma Ilos è stato risparmiato. Abbiamo interrotto tutte le comunicazioni esterne. La nostra struttura è entrata in clandestinità. Il personale si è ritirato sottoterra in questi archivi. Per preservare le risorse, tutti furono posti in stasi criogenica. Mi hanno programmato per sorvegliare la struttura e risvegliarne il personale, passato il pericolo. Ma il genocidio di un'intera specie è un processo lungo e lento. Gli anni sono passati, i decenni, i secoli. I razziatori erano sempre qui e le mie riserve energetiche andavano scemando. Avreste dovuto combattere. Eravamo in poche centinaia contro una flotta d'invasione galattica. La nostra unica speranza era quella di restare nell'ombra. Ho iniziato a disattivare il supporto vitale del personale non essenziale. Prima quello di sostegno, poi la sicurezza. Tutte le capsule sono state disattivate per risparmiare energia. Alla fine, solo le capsule di stasi degli scienziati più importanti rimasero attive. E anche queste erano a rischio, quando finalmente i razziatori si ritirarono nel portale della cittadella. C'erano centinaia di capsule là fuori. Le hai disattivate. Li hai uccisi. Tu eri programmato per proteggerli, non per ucciderli. Questo corso degli eventi era stato preventivato. Le mie azioni sono state il risultato di una programmazione contingente, elaborata al momento della mia creazione. Scommetto che non avevano avvisato il personale non essenziale di questa eventualità. Ho salvato il personale chiave. Quando i razziatori si sono ritirati, gli scienziati più importanti erano ancora in vita. Solo grazie alle mie azioni esiste ancora una speranza. Quando i ricercatori si sono risvegliati, hanno capito che i Protean erano condannati. Restavano solo una decina di individui, decisamente troppo pochi per una ripopolazione. Essi si misero, però, in cerca di un metodo per impedire il ritorno dei razziatori. Un modo per spezzare il ciclo, per sempre. E sapevano che i custodi erano la chiave. Non sono sotto l'influenza dei razziatori? I custodi sono controllati dalla cittadella. Prima di ogni invasione, alla stazione viene inviato un segnale che ordina ai custodi di attivare il portale della cittadella. Dopo lunghi decenni di studio, gli scienziati hanno scoperto un modo per alterare questo segnale. Usando il condotto, hanno raggiunto la cittadella e apportato le modifiche. Quando la Sovereign ha inviato il segnale alla cittadella, i custodi lo hanno ignorato. E così i razziatori sono intrappolati nello spazio oscuro. Saren può usare il condotto per superare le difese esterne della cittadella. Esatto. E quando sarà all'interno,
potrà trasferire il controllo della stazione alla Sovereign. La Sovereign annullerà i sistemi della cittadella e aprirà manualmente il portale. Così, il ciclo dell'estinzione avrà nuovamente inizio. Fermerò Saren. Devi solo dirmi come. Nel mio terminale è presente un file di dati. Fanne una copia prima di andartene. Quando arriverai all'unità di controllo principale della cittadella, inseriscilo nella stazione. Il programma danneggerà i protocolli di sicurezza della cittadella e ti consentirà di assumere un controllo temporaneo della stazione. Così forse avrai una speranza contro la Sovereign. Aspetta, dove si trova l'unità di controllo principale della cittadella? Non ne ho mai sentito parlare. Attraverso il condotto. Segui Saren. Lui ti guiderà fino alla destinazione. Se i razziatori sono intrappolati nello spazio oscuro, come ha fatto la Sovereign a giungere qui? È logico pensare che i razziatori abbiano lasciato qui uno di loro dopo ogni estinzione. Una sentinella per aprire la via al loro inevitabile ritorno. Come i suoi compagni nello spazio oscuro, la Sovereign ha probabilmente trascorso buona parte degli ultimi 50.000 anni in ibernazione, risvegliandosi periodicamente per analizzare la situazione. Mantenendo celata la sua esistenza, avrebbe potuto valutare lo stato della civilizzazione galattica. E una volta giunto il momento, avrebbe inviato il segnale alla cittadella, scatenando la nuova invasione dei razziatori. Questa volta però il segnale non ha funzionato e i custodi non hanno reagito. Gli alleati della Sovereign sono intrappolati nel vuoto e la sentinella ha cercato di scoprire cosa era accaduto. La Sovereign è la nave più potente della galassia. Perché tutta questa discrezione? Avrebbe potuto assalire la cittadella. La Sovereign non è invincibile. Rivelando la sua vera natura, tutte le specie organiche avrebbero unito le loro forze contro di lei. Nemmeno un razziatore sarebbe riuscito a sopravvivere. I razziatori, però, sono pazienti. Non sono soliti affrontare l'ignoto. La Sovereign probabilmente si stava preparando da secoli, muovendosi in modo accorto, radunando alleati. Lentamente ha preparato ogni tassello del suo piano, operando tramite intermediari per restare nell'ombra. Saren è la pedina principale e più visibile dei razziatori, ma dubito sia stato il primo. Ora la Sovereign ha deciso di entrare in azione. Che sia per fiducia o per disperazione, non lo so. Ma è determinata a riaprire il portale verso lo spazio oscuro. Quindi, quando i razziatori hanno creato la cittadella, hanno dato vita anche ai custodi? Molto probabilmente. I custodi sono stati una delle prime civiltà ad essere assorbite. Forse la prima in assoluto. Forse hanno risposto particolarmente bene all'indottrinamento. O forse i razziatori li hanno creati obbedienti. In ogni caso, sono stati incaricati di preservare e far funzionare la cittadella. Ma i custodi non sono più controllati direttamente dalla Sovereign e dalla sua stirpe. Si sono evoluti e rispondono solamente ai segnali emessi dalla cittadella stessa. Quando i Protean hanno alterato i segnali della cittadella, hanno interrotto il controllo della Sovereign sui custodi, che ora sono del tutto inoffensivi. La Sovereign deve aver capito che le specie organiche sono difficili da controllare. Un'ipotesi plausibile. I custodi si sono evoluti in modo inatteso. Dei servitori non organici, come i Geth, sarebbero più prevedibili.
Che cosa è successo ai superstiti del progetto condotto? Hanno usato il condotto per raggiungere la cittadella, ma il condotto è ancora allo stadio di prototipo. Il portale funziona in una sola direzione e così sono rimasti intrappolati nella stazione. Non so che cosa sia accaduto loro. È improbabile che abbiano trovato cibo e acqua sulla stazione. Temo siano andati incontro a una lenta morte. Io so soltanto che sono riusciti a sigillare il portale. La tua presenza qui dimostra che il loro sacrificio non è stato vano. Ho il file, andiamo. Colui che chiamate Saren non ha ancora raggiunto il condotto. Se fai in fretta, ci sarà ancora speranza. Thank you.
vicolo! Il condotto è incredibile! Non abbiamo tempo per ammirare il panorama, dobbiamo superare quel portale e questi Get sembrano intenzionati a impedircelo. Sigillare la stazione! Le braccia non si muovono! I sistemi non rispondono! Abbandonare la cittadella! Evacuare il consiglio! Controllo cittadella! Controllo cittadella! Rispondete! Attenzione, non credo che sarà una passeggiata.